Salve a tutti e benvenuti, ben ritrovati al primo appuntamento di questa settimana con il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, il museo a scuola. Oggi incontreremo il direttore del Museo di Anatomia Umana, il professor Gianfranco Natale, e il dottor Stefano Bertozzi. Prima di dare la parola al professor Gianfranco Natale, ricordo a tutti voi di indicare la propria presenza in chat, segnando e scrivendo nome, cognome, classe, istituto di appartenenza e di utilizzare la chat per formulare delle domande da rivolgere ai relatori. Come sempre, i vostri compagni che svolgono la funzione di moderatori filtreranno le domande, le trasmetteranno alla regia che le manderà in sovrimpressione, in modo che poi possano essere lette. A questo punto ringrazio il professor Natale e il dottor Bertozzi per la loro presenza, la loro disponibilità e partecipazione. Auguro a tutti voi un buon ascolto e do la parola al professor Gianfranco Natale, direttore del Museo di Anatomia Umana. Buonasera a tutti, grazie per questa introduzione. Un ringraziamento al Sistema Museale di Ateneo che cura queste didattiche e un ringraziamento anche al servizio informatico che ci ospita, ci accoglie e permette tutto questo in un momento drammatico pandemico come quello che stiamo vivendo. E naturalmente ringrazio anche tutte le scuole che hanno aderito e sono numerosi qui gli studenti presenti. Come hanno fatto un po' anche i colleghi degli altri musei, volevo anch'io introdurre un pochino il nostro museo, che appunto non può essere ancora visitato per via della pandemia, e un mio collega, il dottor Stefano Bertozzi, vi farà una piccola presentazione PowerPoint seguita da un video introduttivo. Dopodiché ritornerò per trattarvi l'argomento specifico di questo pomeriggio, cioè i primi anatomisti che hanno fatto la storia pisana di questa disciplina, cioè Andrea Vesalio e Realdo Colombo. Quindi cedo la parola e video al dottor Bertozzi per questa introduzione al nostro museo. A dopo. La ringrazio professore. Come già detto dal professor Natale, io sono Stefano Bertozzi, sono un collaboratore del Museo di Anatomia Umana Filippo Gerimini. Oggi, prima di passare all'argomento vero e proprio della giornata, vi racconterò qualcosa che riguarda le collezioni del Museo di Anatomia. E lo farò andando a condividervi alcune immagini che riguardano le nostre collezioni. Ecco proprio che da questa prima immagine, da questa fotografia aerea, possiamo vedere dove è ubicato il Museo di Anatomia, ovvero all'interno della Scuola Medica in via Roma, una posizione molto privilegiata anche perché si trova vicinissima a Piazza del Duomo e quindi anche alla Torre Pendente. Il percorso del Museo di Anatomia inizia a piano terra con la Galleria dei Busti. Parliamo di busti in gesso che raffigurano alcuni importanti studiosi anatomisti che hanno studiato e lavorato per l'Università di Pisa o comunque hanno lavorato nella nostra città. Alcuni tra i più importanti, il primissimo è Andrea Vesalio, una persona molto importante di cui poi il professor Natale vi parlerà nell'intervento di oggi. Vesalio, padre dell'anatomia moderna, che interruppe la tradizione galenica per fare della medicina uno studio veramente accurato e basato, come poi vi spiegherà il professor Natale, sulla dissezione umana e non sulla dissezione animale, come invece era pratica più frequente prima dell'arrivo di Vesalio. Altro studioso molto importante, di cui parleremo sempre oggi, è Matteo Realdo Colombo. Colombo che ebbe anche l'occasione di conoscere Michelangelo Buonarroti, il quale era in cura proprio dallo stesso Colombo. All'interno di questa galleria sono vari gli studiosi importanti, ne voglio ricordare un ultimo, che è Filippo Pacini, al quale dobbiamo la scoperta del vibrione
del colera grazie all'utilizzo di uno strumento molto importante, ovvero il microscopio. La visita al Museo di Anatomia Umana continua al piano superiore all'interno della Galleria Mascagni, una galleria che custodisce le opere autentiche, una collezione completa, dell'anatomista Paolo Mascagni. Parliamo di tavole anatomiche, di incisioni in rame dipinte ad acquarello realizzate dal calcografo Antonio Serantoni. Da un lato della galleria possiamo trovare le tavole anatomiche a grandezza naturale che rappresentano il corpo umano suddiviso in vari piani di dissezione. Ad esempio, nell'immagine a destra vediamo il piano di dissezione più profondo, ovvero lo scheletro. Dall'altro lato della galleria, invece, troviamo sempre delle tavole anatomiche, ma di dimensioni più contenute e dedicate a dei temi specifici. Possono essere l'encefalo, i genitali o, in questo caso, lo studio dell'intestino, di cui nell'immagine a destra possiamo apprezzare anche la rappresentazione dei vasi linfatici. Una particolarità di questa galleria è data da questo manifesto che è custodito proprio all'ingresso. È il manifesto della prima riunione degli scienziati italiani nel 1839, un convegno che portò a Pisa scienziati provenienti da tutta l'Europa, esperti anche delle materie più varie, passiamo dalla matematica all'astronomia e alla medicina. Un evento importante perché? Perché nel 1839, in occasione di questo importante evento, Filippo Civinini inaugurò il Museo di Anatomia Umana in modo da dargli visibilità e da farlo conoscere a quanti più esperti possibili. Una cosa molto interessante su questo manifesto la troviamo nel nome, nel titolo. Parliamo infatti di prima riunione degli scienziati italiani. Era il 1839, quando in realtà l'Italia ancora doveva nascere. Ecco, e dietro l'utilizzo di questa parola, italiani, lo Stato Pontificio vide una ragione politica, un qualcosa di scomodo che lo portò a obbligare i propri studiosi a non partecipare a questo convegno. Così gli scienziati dello Stato Pontificio furono costretti a rinunciare all'evento. Ed è proprio all'ingresso di questa galleria molto importante che si trova anche il busto dello stesso Filippo Civinini, al quale il Museo di Anatomia Umana è intitolato. Il museo vero e proprio, suddiviso in due stanze, si trova poi al piano superiore. Nella prima sala, dedicata a Carlo Regnoli, troviamo qualcosa di molto particolare, interessante, da trovare all'interno di un museo di anatomia, ovvero una ricca collezione archeologica composta da vasi precolombiani appartenuti alle civiltà Cimù e Chancay, siamo nel Sud America. Perché una collezione archeologica in un museo di anatomia? Questa collezione è giunta a noi perché Carlo Regnoli, durante le sue spedizioni scientifiche, andava alla ricerca e allo studio delle mummie e dei corpi conservati delle civiltà sudamericane. Quando i corpi raggiungevano la nostra università, raggiungevano Pisa, con essi arrivava anche il corredo funerario. Ed ecco che il museo, nel corso di vari anni, si è arricchito anche di questa importante collezione archeologica che fortunatamente non si è mai dispersa nel tempo. E sempre nella prima sala possiamo vedere alcuni dei reperti più interessanti. Vediamo qui due mummie precolombiane. Ed è importante qui fare una precisazione. Che cos'è una mummia? Scientificamente noi consideriamo una mummia quel corpo che si preserva da solo, naturalmente, magari grazie al clima arido e secco del deserto sudamericano o del deserto del Sahara, oppure delle steppe della Russia. Ecco, in questo caso possiamo parlare di mummie e le vediamo in questa immagine.
Nel caso invece delle mummie egizie, beh, in quel caso non possiamo in realtà parlare di mummie perché abbiamo una manipolazione artificiale. In quel caso parleremo di corpo preservato o imbalsamato con qualche tecnica. Famose erano quelle egizie. Nella seconda sala del museo di anatomia troviamo i reperti più particolari, più interessanti della nostra collezione. Entrando nella sala vediamo come prima cosa i reperti in cera o ceroplastica e qui ne vediamo un esempio. Di manifattura fiorentina è questo corpo umano a grandezza naturale realizzato in cera. Questo tipo di reperti, di preparati, venivano studiati dagli studenti del passato in mancanza di corpi veri da poter dissezionare. Un altro esempio è questo modello di manifattura francese in cartapesta, un modello di Ozu. Ozu perché è il nome della fabbrica che li produceva. All'interno sempre della prima sala possiamo trovare questi preparati disidratati e seccati che rappresentano anche la parte più ricca della nostra collezione anatomica. Parliamo ovviamente di corpi umani veri. Questa è una tecnica di conservazione che permette di preservare magnificamente la pelle e il sistema cardiocircolatorio, a differenza, ad esempio, della muscolatura che qui vediamo essere del tutto assente. Successivamente gli organi vengono insufflati con dell'aria e le vene e le arterie vengono iniettate con del gesso, in modo da ridare agli organi quella forma più naturale, rendendoli così anche più visibili. Altri preparati li vediamo in questa fotografia. A sinistra vediamo il calco in gesso di un paziente affetto da gigantismo o acromegalia, una malattia che causa la crescita incontrollata delle ossa. E nel momento in cui le ossa non sono più in grado di crescere, iniziano ad aumentare di volume, di spessore. E questo ispessimento lo possiamo notare nell'arco sopraccigliare che diede a questo ragazzo, che morì intorno ai 20 anni, un aspetto da primitivo. Infatti lavorava nei circhi di Pisa e di Livorno come fenomeno da baraccone. Siamo nell'Ottocento. Alla nostra destra invece vediamo uno scheletro autentico di un paziente affetto da rachitismo, una malattia che possiamo notare dalla particolare curvatura che prendono le gambe, con le ginocchia che tendono ad avvicinarsi. Altri reperti della seconda sala li vediamo in questa immagine. A sinistra vediamo il corpo preservato di Gaetano Arrighi, un galeotto morto nel carcere di Livorno per delle complicazioni polmonari. Il suo corpo successivamente venne sottoposto ad un esperimento di imbalsamazione attraverso delle iniezioni di arsenico e di mercurio. Circa 10 anni fa, poi, l'ospedale di Livorno donò questo corpo al museo di anatomia. A destra invece vediamo una mummia egizia. Come vedete ho messo tra virgolette la parola mummia, perché come vi spiegavo prima non possiamo parlare di una mummia vera e propria, perché in questo caso il corpo non si è conservato naturalmente, ma è stato sottoposto a una tecnica di imbalsamazione. Questo corpo poi è stato sottoposto anche ad un TAC che ha evidenziato che il corpo è completamente vuoto, fatta eccezione per un piccolo gruppo di stoffe posto nel bacino laddove vennero estratti gli organi. Tra i vari reperti del museo abbiamo anche quelli preservati in alcol o formalina. In questo caso vediamo 3 esempi di embrioni o feti umani conservati in alcol, tra cui è molto interessante vedere nell'immagine al centro un piccolissimo feto umano di pochissime settimane ancora attaccato all'utero materno.
Ovviamente il Museo di Anatomia Umana è estremamente ricco e contiene numerosissimi reperti, e riuscire a raccontarlo tutto in pochi minuti è impossibile. Ma il museo, fortunatamente, è stato partecipe di numerosi eventi che hanno avuto lo scopo di raccontare le nostre collezioni. Alcuni di questi eventi li possiamo trovare online sul canale YouTube del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa. E in questa immagine io vi ho condiviso due immagini di due eventi. Uno tenuto la scorsa estate, intitolato Esploratori Ottocenteschi e la collezione precolombiana del Museo di Anatomia Umana, un evento nel quale il direttore del museo, il professor Gianfranco Natale, illustrava la collezione archeologica di cui vi ho accennato pochi minuti fa. E un secondo evento tenuto nell'autunno passato, dedicato alla Biblioteca Romiti della Scuola Medica e al suo patrimonio librario. Sempre poi sul canale YouTube del Sistema Museale di Ateneo è possibile anche trovare un video nel quale il direttore racconta più approfonditamente le nostre collezioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato in questa veloce spiegazione e pregherei la regia di mandare il trailer di questo video che vi illustrerà meglio quello di cui vi ho appena parlato. Grazie. Sono Gianfranco Natale, il direttore del Museo di Anatomia Umana Filippo Civinini dell'Università di Pisa. Benvenuti al museo che si trova qui nel cuore di Pisa e accolto qui come sede nella Scuola Medica e costruita nel 1874. Siamo anche di fronte all'orto botanico accademico più antico del mondo e come vedete anche a pochissimi metri dalla famosissima Torre Pendente. Siamo qui al piano terra della Galleria dei Busti, dove inizia il percorso museale. Fra i vari busti che sono qui esposti ve ne voglio indicare uno in particolare, è quello di Andrea Vesalio, invitato qui nel 1544 da Cosimo I de' Medici, proprio l'anno successivo alla pubblicazione del suo capolavoro, cioè il De Humani Corporis Fabrica, che sancisce una rivoluzione negli studi anatomici, correggendo molti errori della tradizione galenica precedente. Qui ci troviamo al primo piano, nella solenne Galleria Mascagni, così chiamata perché qui sono esposte le tavole anatomiche di Paolo Mascagni, un anatomista vissuto fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Questa è una collezione originale e completa di tavole anatomiche. Come possiamo vedere su questo lato della galleria, abbiamo la raffigurazione del corpo umano a grandezza naturale su queste tavole acquerellate a mano, nella doppia prospettiva. Abbiamo il prospetto anteriore del corpo umano e il prospetto posteriore. Ecco, su questa tavola in particolare vi posso far notare una curiosità proprio nella raffigurazione anatomica. Come possiamo vedere, un tendine muscolare veniva mantenuto in posizione, l'altro reciso e il muscolo veniva spostato, e questo dava, vedete, un effetto di esplosione delle masse muscolari. Come mai una collezione archeologica in un museo anatomico? Questa collezione si spiega con alcune ricerche ed esplorazioni effettuate nella seconda metà dell'Ottocento da un ricercatore e antropologo pisano, Carlo Regnoli, personaggio poliedrico che effettuò appunto alcuni viaggi in Centro America e Sud America alla ricerca di mummie precolombiane, e negli scavi da lui effettuati trovò anche dei corredi funerari. Ecco quindi spiegata la presenza di questa ricca collezione di più di 100 vasi precolombiani pertinenti alle culture pre-incaiche, Cimù e Chancay. Ma come dicevo prima, l'interesse principale di Regnoli erano le mummie precolombiane. Eccole qui, due le migliori conservate della collezione, in questa caratteristica posizione fetale, molto rannicchiate per occupare poco spazio. Si tratta di una conservazione spontanea del corpo legata al clima arido della costa peruviana. E voglio attirare la vostra attenzione in particolare su questa mummia. Come potete vedere, il cranio è deformato artificialmente. Regnoli viaggiò fino alla Terra del Fuoco, per cui è riconducibile a una collezione cilena questa serie di teste decapitate. È molto impressionante, come vedete, tra l'altro in primo piano ci sono anche dei bambini molto piccoli. Siamo
Possiamo vedere un modello in gesso di una paziente affetta da una patologia della tiroide, vedete questo ingrossamento del collo. Tra l'altro nella seconda sala fra un po' vedremo anche il preparato originale conservato in alcol. Qui sulla destra invece una cera antropologica riferita alla etnia degli Hottentotti, siamo in Sudafrica. E oltre alle collezioni archeologiche, in questa sala abbiamo anche dei preparati anatomici, in particolare vi voglio illustrare questo cranio che permette di vedere la dentizione umana per erosione appunto dell'osso, e in particolare vi voglio indicare questo dettaglio molto interessante, è riferito al dente del giudizio, vedete la sua malposizione che spiega come mai l'eruzione di questo dente risulta particolarmente dolorosa. Fra le collezioni anatomiche ci sono anche i modelli e qui vediamo un bel esempio di ceroplastica embriologica, quindi modelli in cera di scuola tedesca che illustrano diversi modelli di embriologia umana nelle varie fasi dello sviluppo o ingrandimenti di dettagli di queste fasi di sviluppo. Siamo adesso nella seconda sala del museo dove abbiamo soprattutto preparati anatomici. Qui vediamo ancora un modello embriologico in cera, un ingrandimento di un embrione umano e in particolare notiamo la presenza di un meccanismo di leve che permette di spostare le varie parti, consentendo quindi allo studente di esaminarlo anche all'interno. Sempre fra i modelli anatomici per lo studio c'è quest'altro importante preparato, è un preparato generale del corpo umano a grandezza naturale di produzione francese, un modello di Ozu. E la cosa interessante è il materiale con cui è realizzato in cartapesta ed è smontabile. Ecco, a questo punto se ci sono delle domande, mi sembra di leggerne qualcuna, io sono qui per rispondere prima di passare la parola al professor Natale. Sì, c'era una domanda di Federico Vallesi, scusi non ho capito di che tipo siano le mummie. Allora, le mummie che io ho mostrato nella prima immagine sono corpi precolombiani, quindi siamo nel Sud America. E come ho spiegato, perché una mummia sia tale, bisogna parlare di un corpo che si è conservato naturalmente, senza nessuna manipolazione artificiale. Quando il corpo si conserva da solo, grazie al clima particolarmente arido, possiamo parlare effettivamente di mummie. In questo caso mummie precolombiane dal Sud America. Laddove invece abbiamo una manipolazione artificiale, come nel caso delle famose mummie egizie, ecco, in realtà in quel caso non possiamo parlare di mummie, ma parleremo di corpo preservato o imbalsamato con qualche tecnica. Ce n'era anche un'altra di Luca Guerrini, ma gli embrioni sono veri? Se sì, come sono stati trattati? Sì, gli embrioni che io ho mostrato, come quelli che si trovano nel museo, sono molti altri, sono embrioni veri. L'embrione ovviamente per essere conservato in questo modo, come altre parti del corpo, viene inserito in un liquido che conserva tutta la parte organica, può essere l'alcol oppure la formalina. Se il tessuto o l'embrione è molto piccolo, è sufficiente immergerlo in una soluzione a base di alcol e il preparato si conserverà da solo. Se invece abbiamo un corpo più complesso, più grande, il corpo deve essere svuotato dal sangue e l'alcol deve essere iniettato all'interno del corpo, in modo che questa soluzione che ha il compito di conservarlo possa raggiungere tutti i tessuti, anche quelli più profondi. Dopodiché, come nel caso precedente, l'embrione, il bambino, viene immerso nella soluzione a base di alcol e lì deve restare. Con il tempo poi l'alcol tende un po' ad evaporare e sarà sufficiente rimmergerlo in una soluzione nuova per continuare a conservarlo. Ok? Se non ci sono altre domande, io lascerei la parola al professor Natale. Grazie per l'attenzione. Bene, allora eccoci qua di nuovo. E grazie Stefano per questa bella introduzione e per questo video che ha dato un pochino un'idea più realistica di una vista che al momento non è possibile. Io vi parlerò, come da titolo di questo seminario, di due figure fondamentali dell'anatomia pisana, che sono appunto Andrea Vesalio e Realdo Colombo, che sono appunto i primi due anatomisti. Tra l'altro, visto che parlerò di queste due figure,
Possiamo anche organizzarci con le domande in questo senso, possiamo fare un primo momento di conversazione e di risposta alle domande alla fine della trattazione di Vesalio e poi un altro momento dopo Realdo Colombo, cioè alla fine del seminario. Allora io vado in presentazione, ecco, dovreste vedere appunto questa prima immagine che vuole far vedere un pochino di coincidenze di date. Alle volte anche riflessioni di questo tipo possono essere utili. Guardate qui, per esempio, in rosso naturalmente abbiamo i personaggi che ci riguardano oggi. Vedete un po' che Vesalio muore praticamente nello stesso anno in cui muore anche un altro anatomista, Estienne, e soprattutto una figura che conosciamo molto bene, cioè Michelangelo Buonarroti. È interessante notare che questo anno, che è la morte di queste figure, è però nel contempo anche l'anno di nascita di Shakespeare e Galilei. Poi, altra curiosità interessante, l'anno di morte di Galilei e poi l'anno di nascita di Newton. Tra l'altro Newton non fa altro che continuare proprio l'attività scientifica di Galilei e questa coincidenza di date sembra essere quasi segno di una staffetta culturale fra queste figure. E poi abbiamo anche qui in basso alcune opere che ci interessano, l'opera principale pubblicata da Colombo nel 1559, il De Re Anatomica, che tra l'altro è anche l'anno della sua morte. Invece Vesalio vede la sua pubblicazione delle De Humani Corporis Fabrica nel 1543, cioè l'anno prima di venire a Pisa. Ed è interessante vedere anche un'altra coincidenza nelle pubblicazioni, perché guardate un po', il 1543 non è solo l'anno di pubblicazione del De Humani Corporis Fabrica di Vesalio, ma è anche l'anno di pubblicazione della famosa opera di Copernico che, come tutti sappiamo, ha rivoluzionato un pochino il concetto dell'astronomia del tempo. E quindi possiamo dire che nel 1543, quindi in pieno Rinascimento, noi abbiamo due rivoluzioni fondamentali. Una rivoluzione astronomica, che è quella che conosciamo tutti, e alla quale poi anche Galileo ha aderito, e poi ancora Newton, come abbiamo visto, ma c'è anche una rivoluzione nell'ambito dell'anatomia, appunto con Vesalio. Ecco, questo schema ci fa capire meglio, da un punto di vista cronologico e temporale, la collocazione di queste due figure, appunto di Vesalio e di Colombo, proprio nel periodo rinascimentale. Siamo alla fine proprio del Medioevo e in un periodo che precede la rivoluzione scientifica galileiana che poi porta all'illuminismo e poi al periodo contemporaneo. Quindi è un momento fondamentale proprio fra il passaggio fra il periodo medievale e il cosiddetto Evo moderno. Ecco, che cosa succede in questo periodo? Una cosa molto interessante, perché si passa dalle pseudoscienze alle vere e proprie scienze come le conosciamo oggi. In realtà queste pseudoscienze non termineranno in questo periodo, anzi direi che proseguono fino ai giorni nostri, insomma il vecchio, come si suol dire, non muore mai. E queste pseudoscienze che traggono, vedete, origine dai culti misterici della antichità, sono fondamentalmente rappresentate da discipline come la magia, la cabala, la divinazione, l'alchimia, la stregoneria, l'occultismo, ma soprattutto anche l'astrologia. Se pensate che ancora oggi sui giornali noi troviamo l'oroscopo, quindi come vedete queste pseudoscienze non sono completamente morte. E ci sono delle figure che in quel periodo rinascimentale le hanno rappresentate. Forse non tutte vi sono conosciute, però probabilmente avrete sentito parlare di Paracelso, che poi è stato anche un importante medico, e probabilmente avrete sentito nominare Nostradamus con le sue famose profezie. Ci sono stati anche dei film che sono stati centrati su questo aspetto. Però contestualmente a queste pseudoscienze, nel Rinascimento cominciano a nascere anche le scienze moderne, e tant'è vero che si individuano anche le discipline. Vedete la fisica, l'astronomia, ho nominato appunto poco fa Copernico, Galileo, ma mettiamo anche Keplero, la matematica, guardate quante figure, ma anche la medicina. Ovviamente comincia a prendere una fisionomia ben precisa. E non a caso vi ho segnato qui in rosso proprio le due figure che ci interessano, cioè Andrea Vesalio e Realdo Colombo. E anche questa attività più strettamente scientifica trae origine da personaggi che erano vissuti nel Medioevo, come Bacone, come Guglielmo di Ockham e altre persone, ancora altre figure che hanno in qualche misura creato il presupposto per la rinascita delle scienze in questo periodo.
Tra l'altro, questo rinnovato spirito di conoscenze ha fatto sì che alcuni autori pubblicassero anche dei libri in cui auspicavano anche una società migliore, quindi anche un'economia migliore. E vediamo per esempio la Nuova Atlantide di Bacone, oppure La Civiltà del Sole di Campanella, o L'Utopia di Tommaso Moro. D'altra parte, queste aspettative erano, come dire, auspicate, ma non ci si credeva molto. D'altra parte, Tommaso Moro intitola il suo libro Utopia, come per dire, un'idea che mi auspico, ma che insomma è difficile da realizzare. Però c'era questa idea e questa tendenza di un rinnovato mondo anche dal punto di vista umanistico e sociale. Però per vedere adesso meglio e capire che cosa è stata la rivoluzione anatomica nel periodo rinascimentale, dobbiamo vedere che cos'è stata la medicina e soprattutto l'anatomia nello specifico nel passato. E come vedete qui ci sono tre figure che per molti secoli hanno dominato la cultura medica e anatomica, a partire da Ippocrate, che tra l'altro è considerato proprio il padre della medicina. Ancora oggi gli studenti, come dire, quando si laurea, recitano il famoso giuramento di Ippocrate. Poi abbiamo Avicenna, che è stata una figura della medicina islamica, e soprattutto nel periodo romano, siamo intorno al primo, secondo secolo d.C., c'è Galeno. E qui vediamo anche il frontespizio di un'opera che è conservata nella nostra biblioteca. Ecco, la medicina e soprattutto l'anatomia galenica era un'anatomia, come ha già un pochino anticipato il dottor Bertozzi nella sua introduzione, studiata soprattutto sul corpo animale. Ora capite bene che fare una medicina umana su un corpo, su uno studio anatomico animale, capite bene che è molto complicato. Sarebbe come se oggi noi ci andassimo a curare da un veterinario anziché da un medico che appunto ha studiato medicina. Tant'è vero che l'iconografia, il frontespizio di queste opere lo dichiarano chiaramente. Guardate qui in basso dove ho messo questo freccione. Vedete, sul tavolo della dissezione non c'è un corpo umano, ma c'è in questo caso un maiale, che era l'animale preferito appunto nelle dissezioni. Però si usava anche il cane e anche la scimmia e più raramente anche altre specie animali. Ora, Galeno sapeva benissimo che non era possibile una medicina con uno studio anatomico del corpo animale, però sapeva anche che un avanzamento dello studio anatomico umano non avrebbe portato a un miglioramento della medicina. Perché? Perché mancavano i farmaci, perché mancavano le tecniche chirurgiche, quindi studiare perfettamente il corpo umano in quel momento non avrebbe avuto nessuna importanza, nessuna ricaduta. Come dire, sarebbe come dire, troppo presto studiare il corpo umano in questo periodo, bisogna aspettare qualche secolo. E addirittura la medicina galenica dura la bellezza di 15 secoli. Bisogna aspettare appunto il Rinascimento con Vesalio e poi Colombo per avere questa rivoluzione in questo ambito. E però qualche cosa comincia a muoversi anche nel periodo medievale, perché come vedete nell'anno 1000, proprio in Italia, nasce una scuola importantissima che è la cosiddetta scuola medica salernitana. Appunto a Salerno si crea questa scuola che riunisce i saperi antichi, cioè la medicina greca, la medicina romana e anche le conoscenze contemporanee in quel periodo, cioè la medicina bizantina e la medicina araba. Quindi i medici salernitani che cosa fanno? Fanno una sintesi di tutto questo sapere e riescono in qualche misura a migliorare un pochino le conoscenze anche del corpo umano. D'altra parte, questa scuola medica salernitana è fondamentale ed è importantissima, perché come vedete da quella freccia, da questa scuola medica salernitana nasceranno le università medievali. E, come sappiamo, Pisa è una di queste. L'università di Pisa risale al 1343, quindi ha diversi secoli di esistenza. Ne nascono tante in quel periodo, in tutta Europa c'è Oxford, Cambridge, c'è Parigi, c'è Montpellier, c'è Valencia, sono tante università europee che nascono proprio nel periodo medievale e che continuano ad esistere ancora oggi e hanno questa lunghissima tradizione che parte dalla scuola medica salernitana. Che tipo di medicina veniva praticata dalla scuola medica salernitana? Era soprattutto una medicina chirurgica, una piccola chirurgia, perché chiaramente non c'erano ancora i farmaci e le sale chirurgiche che oggi invece possono permettere interventi molto importanti e risolutivi.
E qui vediamo, per esempio, una testimonianza di un codice risalente al IX secolo, conservato nell'abbazia di Montecassino, che ci racconta come veniva anestetizzato, tra virgolette, un paziente che doveva subire un intervento chirurgico. Vedete, si prendeva una spugna, si imbeveva di sostanze che avevano un effetto analgesico, si metteva sotto il naso, quindi il paziente respirava le sostanze presenti in questa spugna e quindi cadeva in un sonno che permetteva di effettuare una piccola chirurgia. E guardate un po' che cosa c'era in questa spugna: c'è l'oppio, che come sapete contiene la morfina, cioè un analgesico, c'era la mandragola, una pianta considerata magica, c'era il giusquiami. Poi, quando finiva l'intervento, si prendeva un'altra spugna che conteneva aceto, e questo aceto messo sotto il naso permetteva al paziente di risvegliarsi. Quando si risvegliava, perché purtroppo poteva capitare anche che questo paziente si intossicasse di queste sostanze e morisse durante l'intervento chirurgico. Quindi era molto pericoloso sottoporsi a queste pratiche, appunto, nel Medioevo. E qui vediamo una ricostruzione moderna della spugna che veniva utilizzata in questo periodo, e qui vedete la capsula di oppio da cui si ricavavano questi principi che venivano utilizzati con questa spugna per farli inalare dal paziente che doveva appunto essere addormentato. E per farci un'idea anche dell'anatomia umana nel periodo medievale, se noi andiamo a prendere i manoscritti, perché la stampa non c'era ancora, i manoscritti medievali che raffiguravano l'anatomia del corpo umano, guardate un po' che disegni avremmo trovato. Dei disegni molto semplici, molto elementari, molto lontani dalla reale conoscenza del corpo umano. Io direi che un bambino di quinta elementare oggi farebbe dei disegni sicuramente migliori di questi. Però questa era la conoscenza in quel periodo. E tra l'altro anche la medicina era molto semplice, basandosi proprio sulla teoria umorale ippocratica, cioè dei quattro umori, e questa ricalcava praticamente i quattro elementi, cioè la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua. E su questo praticamente si basavano anche i liquidi che erano presenti nel nostro corpo, cioè il sangue, la bile nera, la bile gialla, il flegma, e da questo si ricavavano anche le qualità del caldo, del freddo, del secco, dell'umido e anche i temperamenti umani, per cui c'era la persona sanguigna, c'era la persona melanconica, c'era quello collerico e c'era quello flemmatico, a seconda del tipo di umore che prevaleva in questo genere. Quindi in pratica il concetto di buona salute all'epoca era un equilibrio fra questi quattro umori, e la malattia dipendeva da uno squilibrio di questi quattro umori. Tra l'altro non c'era solo una corrispondenza del corpo umano con i quattro elementi, cioè con la terra, con l'acqua, l'aria e il fuoco, ma c'era anche una corrispondenza del corpo umano, e quindi degli organi e dell'anatomia, con il cosmo, con il cielo e in particolare con i segni zodiacali. Come vedete in queste miniature, vedete i vari organi venivano a corrispondere ai segni zodiacali. Non solo c'era una corrispondenza degli organi anatomici con i segni zodiacali, ma anche le malattie e anche le medicine avevano una corrispondenza con lo zodiaco. Quindi, come si diceva all'epoca, l'uomo era un'immagine del mondo, cioè una corrispondenza fra il microcosmo, cioè l'uomo, l'essere vivente, e il macrocosmo, cioè il cielo con i suoi segni zodiacali. E come vi dicevo prima, infatti l'astrologia era molto importante dal punto di vista medico, e come sapete ancora oggi qualcuno, insomma, tende ad andare un po' dai guaritori, no? Tende a farsi fare le carte e a curarsi con le cosiddette pseudoscienze che appunto abbiamo visto essere presenti anche nel periodo rinascimentale. E quali erano le cure? Guardate un po', si usava la teriaca, che era praticamente una miscela di circa 50-60 erbe, la maggior parte delle quali non aveva efficacia, qualche cosa invece sì. Poi si usava il salasso, cioè si sottraeva il sangue secondo il principio della teoria ippocratica umorale. Si faceva una piccola chirurgia e abbiamo visto come. C'erano le cauterizzazioni con i ferri arroventati, si usavano i decotti, i purganti per purificare il corpo, si effettuavano i bagni, le cure termali, e poi soprattutto si pregava molto, sperando che tutto andasse bene, e le famose pratiche magiche. Quindi si recitavano delle formule che avevano lo scopo di curare. Questa era la medicina e l'anatomia a quel tempo. Qualcosa comincia a cambiare intorno al 300, quando vedete con Mondino De Luzzi
non c'è più sul tavolo di dissezione un maiale o un animale, ma c'è il corpo umano. Però non siamo ancora a un livello scientifico, perché guardate un pochino che tipo di scena universitaria c'era in quel periodo. Questo era il professore, vedete, il lettore, che praticamente recitava a memoria i passi dell'anatomia di Galeno. E qui vediamo invece un settore o un incisore che praticava la dissezione del corpo. Spesso addirittura era un tonsor, cioè era un barbiere, perché all'epoca i barbieri non solo facevano i capelli e la barba, ma facevano anche le dissezioni anatomiche, perché sapevano usare appunto i coltelli e le lame. E poi c'era un ostensore, cioè una persona che faceva vedere quello che appunto l'incisore aveva sezionato con il corpo umano. Ma notate anche che c'è una distanza tra il professore e il corpo umano che viene dissezionato. E guardate un pochino gli studenti. Vi sembrano interessati all'anatomia? Questi due parlottano tra di loro, anche questi altri fanno un pochino i fatti loro. Cioè in pratica non aveva importanza guardare il corpo umano, quello che contava era ascoltare il commento ripetuto a memoria da parte del professore. Perché appunto il corpo umano non aveva ancora una identificazione conoscitiva ben precisa. D'altra parte voglio a questo punto sfatare anche un'altra conoscenza, perché molti dicono che la Chiesa, no, era contraria alle dissezioni anatomiche, cioè la dissezione del corpo umano. Ma in realtà questo non è così vero. Pensate, anche Bonifacio VIII, vedete, si era occupato di questo aspetto, ma più per ragioni teologiche che per ragioni mediche. Lui, per esempio, era preoccupato, durante il periodo in cui era vissuto, quando c'erano le crociate, del fatto che i crociati in Terra Santa, quando morivano, non potevano essere seppelliti lì, perché c'erano ancora appunto i musulmani, quindi c'erano ancora gli arabi. E allora, che cosa succedeva a questi corpi? Bisognava riportarli in Europa. Ma i viaggi duravano mesi, come si faceva a conservare un corpo? Allora si faceva una cosa molto semplice. Questi corpi venivano bolliti, la parte molle rimaneva lì nella Terra Santa, che ancora santa non era, e le ossa venivano riportate in Europa, dove venivano seppellite appunto sulla terra consacrata, quindi sul suolo cristiano. Ecco, questa era la preoccupazione della Chiesa. Una conferma di ciò ce lo dice anche un altro papa venuto un centinaio di anni dopo, cioè Sisto IV, il quale, vedete, dedica proprio un'opera alla sezione del cadavere, dove dice chiaramente che l'anatomia è utile non solo alla pratica medica, ma anche a quella artistica, perché ricordiamoci che lo studio dell'anatomia permetteva poi la realizzazione più anatomicamente corretta delle opere d'arte, quindi delle pitture e delle sculture, che proprio nel Rinascimento fioriscono con i principali artisti di questo periodo. Ed ecco qui un'altra svolta importantissima che precede la figura di Vesalio. Alessandro Benedetti, che nella sua Storia del corpo umano dice a un certo punto che la dissezione del corpo umano è importantissima e addirittura viene creato un luogo dedicato alla dissezione anatomica, cioè nasce il teatro anatomico. È una specie, vedete, di colosseo, ovviamente più piccolo, in cui, vedete, gli studenti o gli spettatori si mettevano qui, c'era una grossa pendenza, e questo permetteva appunto agli studenti di guardare dall'alto il corpo che veniva sezionato dal professore. E naturalmente anche a Pisa viene a nascere il primo teatro anatomico, proprio con Vesalio, e fra un attimo vi dirò anche dove. Ecco un'altra figura che pure comincia a criticare la medicina del passato, è Berengario da Carpi, che proprio in un commento al testo di anatomia di Mondino dice che bisogna credere all'esperienza e non alle autorità del passato. E ancora più disinvolto è Leoniceno, che nel 1492, scoperta dell'America, finisce il Medioevo e comincia l'Evo moderno, dice chiaramente, denuncia chiaramente gli errori della medicina passata e fa anche dei nomi. Fa il nome di Plinio, quindi ha il coraggio di criticare questi mostri sacri che non si potevano toccare, quindi Aristotele, Galeno, Plinio. Ma c'è una figura importantissima in questo periodo, di cui conosciamo poco perché purtroppo non ha pubblicato libri nel momento giusto, che è Leonardo da Vinci, del quale 2 anni fa abbiamo appunto ricordato i 500 anni della morte. Lui si è occupato di tante cose, come sappiamo, e anche di anatomia. E lui ha lasciato molti disegni di anatomia. Vedete che cosa dice dell'anatomia? L'anatomia è una cosa, come dire, difficile da realizzare, anche spaventosa. Guardate, bisogna
coabitare in casa con questi corpi squartati, scorticati, al buio, perché bisogna insomma non dare troppo nell'occhio, poi bisogna saper disegnare, bisogna resistere alla puzza di questi corpi, insomma un'attività molto complicata. Però guardate che risultati importanti. Questi sono due disegni di Leonardo da Vinci. Uno l'ha fatto nel 1490, l'altro ha realizzato circa 15 anni dopo. Guardate il primo disegno. Ha realizzato una testa, dentro non ci ha disegnato praticamente nulla, non sapeva cosa metterci perché non aveva fatto dissezione anatomica. Ma quando comincia a fare dissezione anatomica e studia il corpo umano, guardate cosa disegna 15 anni dopo. Studia, vedete, e disegna i ventricoli cerebrali e anche i nervi encefalici. Un disegno anatomicamente molto più moderno e corretto. Tra l'altro, Leonardo capisce anche che è importante dare un nome alle parti anatomiche che vengono studiate, altrimenti noi non possiamo tramandare questa conoscenza. Ma sa anche che non solo le parole, ma anche i disegni sono importanti. E in alcuni passaggi dei suoi scritti, Leonardo dice chiaramente che oltre alle parole bisogna disegnare. E guardate questi disegni, sono disegni che valgono anche oggi, sono disegni anatomicamente corretti, perché sono tratti direttamente dall'osservazione di un cadavere dissezionato. E allora ecco qui, questo è il momento maturo, è il momento giusto, ecco Cosimo I de' Medici, un governante illuminato, un politico illuminato, che chiama i migliori scienziati dell'epoca a Pisa e chiama in successione Andrea Vesalio, Realdo Colombo e Gabriello Fallocchio. Ovviamente vi ho messo in rosso i primi due nomi perché parleremo appunto di Vesalio e di Colombo. Ecco, vi ha già fatto vedere prima il dottor Bertozzi questo busto che vi ripresento, vediamo anche delle medaglie che lo ricordano, un'incisione che fa vedere Vesalio proprio mentre disseziona un corpo. Ecco qui dove quasi sicuramente Vesalio ha effettuato le prime dissezioni anatomiche. Qui siamo in via, siamo a Pisa naturalmente, perché Vesalio è stato qui nel 1544. Se voi andate in via della Sapienza, cioè accanto alla Sapienza, trovate questo edificio molto antico, medievale, dove attualmente c'è un bar, un locale che si chiama il Pick and Flower, dove probabilmente sarete andati anche a prendere qualcosina. Ebbene, cinque secoli fa, lì venivano dissezionati i cadaveri, cioè lì c'era il primo teatro anatomico di forma ottagonale costruito in legno all'interno di questo edificio. E se passate in questa strada e alzate la testa, perché questa targa si trova, vedete, molto in alto sulla porta, che qui ve l'ho riportato, c'è proprio questa epigrafe che ricorda proprio il primo anfiteatro anatomico in cui Vesalio ha effettuato la dissezione. E se qualcuno è interessato a questa figura, su YouTube troverà questo video, che dura un'oretta abbondante, che riguarda proprio la storia di Vesalio a Pisa, che è stato realizzato proprio nell'ottobre del 2017, proprio dentro il Pick and Flower. Quindi se siete interessati potete digitare quelle parole o vedere quel link e andare a vedere questo video. Tra l'altro la nostra biblioteca conserva anche, vedete, un frontespizio di un libro di Vesalio e se andate nella Sapienza trovate anche questo rilievo appunto relativo al personaggio. Ecco, già il maestro di Vesalio aveva, come dire, le idee molto moderne. Lui aveva pubblicato, vedete, nel 1531, quindi prima che Vesalio venisse a Pisa, un'ennesima pubblicazione dei libri di Galeno, quindi della medicina e dell'anatomia antica. Però guardate la novità, questa volta in basso, vi ricordate cosa c'era prima? C'era il maiale, adesso non c'è più il maiale, c'è il corpo umano che viene dissezionato. Quindi cambia tutto. Questa è una delle prime pubblicazioni di Vesalio, sono solo 6 pagine, vedete, dove l'anatomia comincia a essere un pochino più moderna, ci sono ancora degli errori della tradizione precedente, ma ci sono già delle correzioni. Tra l'altro vi faccio notare come questo cuore sia stato preso come segno e simbolo dell'American College of Cardiology, quindi gli americani hanno usato esattamente questo disegno di Vesalio come stemma della loro associazione. Ed ecco la pubblicazione di Vesalio, il De Humani Corporis Fabrica. Qui vediamo sulla sinistra la versione a colori, che era dedicata all'imperatore Carlo V, e a destra la versione un po' più economica, in bianco e nero. Guardate la scena, è completamente cambiata. Questa volta non c'è più il professore lontano, sullo scranno, il professore, cioè Vesalio, è sceso, ed è lui che fa la dissezione anatomica, è lui intorno al tavolo.
E qui non c'è più l'animale, ma c'è appunto un corpo umano, tra l'altro è una donna. E il famoso incisore e lo stensore non sono più presenti se non sotto il tavolo, ridicolizzati mentre bisticciano con i coltelli. Gli animali non ci sono più, gli animali sono qui, come partecipanti, ma non sono più l'oggetto della dissezione. Qui vediamo lo scheletro, che è l'impalcatura del corpo umano, cioè la fabbrica, e qui vediamo il cartiglio di Vesalio. Quindi una scena completamente diversa, ma soprattutto guardate gli studenti, questa volta non sono più distratti, sono tutti intorno al tavolo perché vogliono vedere, vogliono imparare il corpo umano. Questi sono i francobolli del Belgio, perché Vesalio non era italiano, ma veniva appunto dal Belgio, e quindi il Belgio, vedete, ha commemorato sui francobolli, sulle banconote, e questo è il cartiglio di Vesalio, dove ci sono anche tre lontre, perché le tre lontre sono anche il simbolo della città tedesca di Wesel, da cui originavano la famiglia del ramo paterno. Infatti questa città tedesca si chiama Wesel e il nome fiammingo di Vesalio era Andries van Wesel, cioè Andrea che viene da Wesel, cioè da questa città. E vedete come anche in tedesco e in olandese la parola donnola, che è questo animale, si dice proprio in qualcosa di molto simile. L'animale è appunto questo, con la donnola. Ecco, lo stemma della città di Wesel appunto ha tre donnole e anche il cartiglio di Vesalio ha anche tre donnole. Ecco i disegni presenti in questo libro rivoluzionario, in cui vengono corretti più di 200 errori della tradizione precedente. E questi disegni furono realizzati da un allievo di Tiziano. Quindi sono dei disegni artistici molto importanti. Vedete che poi danno anche un suggerimento per chi verrà dopo. Questo, per esempio, è un crocifisso, è un Cristo crocifisso di Pietro da Cortona, quindi un'opera d'arte. Guardate come questo corpo ricorda molto quello che è presente sul libro di anatomia di Vesalio. Oppure guardate anche questi scheletri insieme anche ai crani, che possono ricordare anche l'immagine di shakespeariana memoria, no? Ecco. Oppure anche questi disegni che volontariamente vogliono denunciare gli errori del passato. Qui Vesalio disegna provocatoriamente un muscolo che è presente nel cane, ma non è presente nell'uomo. E qui volutamente fa vedere come è fatta la mascella di un uomo e come è fatta la mascella di un cane, per far capire che le cose sono molto diverse. Guardate i disegni di questo libro fantastico, interessante. Se noi li mettiamo uno accanto all'altro, viene fuori praticamente un paesaggio continuo, che è il paesaggio padovano, perché poi Vesalio, prima di venire a Pisa, è stato anche a Padova. E questo è interessante perché all'epoca la raffigurazione anatomica non era su un foglio bianco come gli atlanti moderni, ma aveva questa contestualizzazione molto artistica. Ecco, vedete la fabbrica, cioè lo scheletro a dissezione, queste raffigurazioni anche molto impressionanti, ma al tempo stesso anche molto artistiche. Qui vediamo altre raffigurazioni prese dal libro. Ecco, che cos'è la fabbrica, chi è l'autore della fabbrica. A volte Vesalio dice che è la natura, a volte chiama in causa Dio, quindi insomma è un'opera anche con un'impostazione un pochino laica. Qui vediamo anche l'iniziale della fabbrica, cioè le lettere maiuscole che iniziano i vari capitoli. Anche le iniziali, vedete, hanno un tema anatomico, a volte anche piuttosto, come dire, crudo, cruento. Qui vedete un gruppo di putti che divisionano un maiale, qui invece dei putti che uccidono un cane, randagio per la dissezione, e via discorrendo. E Vesalio fa vedere anche gli strumenti di lavoro, vedete un tavolo che sembra quello di un macellaio, perché in fondo la dissezione anatomica si avvale di questi strumenti, quindi di lame, di coltelli, di seghe, appunto per sezionare il corpo umano. Questa è l'organizzazione del libro, vedete, che è un'organizzazione molto moderna. Abbiamo i capitoli, vedete, che raggruppano i vari temi, l'apparato locomotore, quindi i muscoli, i vasi sanguigni, i nervi, i visceri, il cuore, il sistema nervoso. Se noi prendiamo un libro moderno, è più o meno organizzato in questo modo. Ecco la rivoluzione di Vesalio. Quindi la verità anatomica e la esposizione corretta e scientifica. E guardate i disegni ancora una volta del libro di Vesalio, come ricordano anche certe opere d'arte, non solo del passato, ma anche del Rinascimento. Perché c'era uno stretto nesso fra lo studio dell'anatomia legato alla scienza e lo studio dell'anatomia legato all'arte. E anche Michelangelo, infatti, era un profondo conoscitore del corpo umano perché faceva dissezioni anatomiche. Questo è Falloppio, venuto dopo, lasciamo perdere.
Ecco, vedete questo disegno che vi ho fatto vedere poco fa, Vesalio che seziona l'avambraccio e la mano, perché questa parte del corpo è molto difficile. E infatti la ritroviamo anche, questa dissezione, in questo famosissimo quadro, che probabilmente avete visto tutti prima, qualche volta, è la famosa lezione di anatomia di Rembrandt, appunto dipinta un secolo dopo. Oppure quest'altra raffigurazione, quest'altra lezione sempre di Rembrandt. Vedete la dissezione anatomica e vedete per esempio qui il Cristo di Mantegna. Sono, vedete, situazioni molto molto simili. Anatomia e arte. Questo è Charles Stien, che avevo nominato alla fine, che pure aveva realizzato in quel periodo dei disegni molto simili, ma non certo del valore di quelli che si trovano nel libro di Vesalio. Ecco, naturalmente con il 600 e quindi con Galileo si vuole capire anche come funzionano le cose, quindi non basta più solo il corpo umano da studiare come tale, come morfologia, ma vogliamo sapere anche come funziona. Qui vediamo un esempio di un'opera pubblicata nel 600, quella di Borelli, in cui fa vedere il corpo umano dal punto di vista del movimento, cioè del funzionamento, quindi non solo dal punto di vista statico, ma anche del funzionamento. Bene, vi ho trattato in questo momento di Vesalio. A questo punto possiamo fare una prima pausa prima di concludere con Colombo, che è l'altra figura che vi tratterò, e possiamo fare una prima chiacchierata se ci sono domande. Sono qui appunto per rispondere un pochino a questo primo intervento. Spero di essere stato chiaro, pur nella sintesi e nella economia dei tempi. Allora, sì, c'era una domanda e un ragazzo ha chiesto: le medicine orientali non furono prese in considerazione? Penso si parlasse delle medicine, per quello. Allora, le medicine orientali, diciamo, fino a un certo punto, perché se ci pensiamo bene, una parte della medicina antica aveva anche origine nell'Egitto, se possiamo, insomma, la Mesopotamia, e se consideriamo Oriente, queste aree geografiche un pochino erano prese in considerazione. Se ci riferiamo all'estremo Oriente, ovviamente no, perché quelle terre erano troppo lontane, bisogna aspettare, insomma, viaggi un pochino più importanti per avere questa contaminazione. Però se ci pensiamo bene, ancora oggi c'è una grossa frattura fra la medicina occidentale e la medicina orientale. Se pensate che solo in tempi recenti è arrivata l'agopuntura, no? Per fare un esempio. Ancora oggi queste due scuole sono rimaste un pochino lontane. E invece credo che sia molto utile, la domanda interessante, farle dialogare, perché tutte e due hanno delle cose importanti da dire. C'era un'altra domanda poi di Luca Bartolini, ma i trattati pubblicati da Vesalio e Colombo non furono mai contestati in alcun modo, ad esempio dalla Chiesa, oppure hanno riscontrato complicanze? Allora, come vi ho detto prima, già l'anatomia in quanto tale non era un grosso problema, perché vi ho fatto vedere come due papi in realtà non erano così contrari alla dissezione anatomica e quindi allo studio, anzi addirittura vi ho fatto vedere come Sisto IV avesse detto a un certo punto che la dissezione anatomica è utile non solo per lo studio anatomico, ma anche per l'arte. E se ci pensate bene, gli stessi santi e i martiri della cristianità venivano smembrati per le famose reliquie. Se ci pensate, in molte chiese ci sono le famose reliquie dei santi. C'è una chiesa che magari ha un dito, chi c'ha un osso, chi c'ha un teschio, chi c'ha una mascella, eccetera. Quindi più dissezione di così, diciamo, quindi la stessa chiesa, le stesse figure della chiesa e gli stessi santi erano frutto di uno smembramento e di una dissezione anatomica. Certamente quello che non bisognava contraddire erano alcuni principi che erano legati alla sacralità del corpo umano, quindi bisognava avere una certa discrezione e soprattutto bisognava stare attenti a quale corpo uno dissezionava. Certamente non bisognava dissezionare il corpo di un cittadino libero, di solito venivano dissezionati i corpi dei condannati a morte oppure dei prigionieri in guerra, quelli sì, quindi bisognava stare attenti un pochino anche a questo. Però come vi dirò fra un attimo, qualche incidente di percorso è successo, ma questo ve lo dirò con Colombo fra un attimo. Si poteva finire anche sul rogo, intendiamoci, bastava poco. E poi ce n'era un'altra che chiedeva: sarebbe giusto dire che medicina e psicologia erano gli stessi argomenti prima dei trattati di Vesalio e Colombo, visto che la salute fisica era vista come completamente legata all'umore?
Sì, anche se qui, attenzione, per umore non si intende l'umore nel senso, cioè lo stato d'animo necessariamente, ma per umori si intendevano dei liquidi, attenzione. Umore in ambito scientifico vuol dire anche un liquido, quindi in questo caso il sangue, la bile, oppure il flegma, che è praticamente il muco secreto dalle vie respiratorie. Quindi in realtà per umori si intendeva quello. Però è vero che c'era un legame anche ai temperamenti. D'altra parte, tenete presente che all'epoca la figura medica era, come dire, contestuale a tante altre competenze. Oggi il medico fa il medico, l'ingegnere fa l'ingegnere, l'architetto fa l'architetto e così via. Ma all'epoca le figure della scienza si occupavano di tutto. Cioè a quel tempo il medico era anche filosofo, era anche un po' astronomo, era anche un pochino umanista, era anche a volte archeologo, sapevano un po' di tutto. Quindi erano figure che riuscivano a vedere il corpo umano e quindi l'entità umana anche in maniera molto più generale e globale. E quello che oggi cerchiamo di recuperare, che non è facile da recuperare perché c'è la estrema specializzazione. Anche nell'ambito medico, se ci pensate bene, ci siamo divisi il corpo, perché c'è il dentista, c'è l'oculista, c'è il podologo, c'è quello che si occupa delle malattie respiratorie, quindi c'è l'urologo. Quindi anche lo stesso corpo non dialoga più come una volta. Poi c'è un'altra domanda. Vittoria Urzi chiede in che modo si sottraeva il sangue nella cura del salasso. Allora, o si usavano le sanguisughe, che erano degli animaletti applicati sulla pelle che, come dice il nome, succhiavano il sangue spontaneamente, oppure con una piccola lama si facevano delle incisioni in alcune vene superficiali in punti più precisi e si sottraeva una piccola quantità di sangue in funzione di questo principio. Naturalmente non serviva a nulla, però ci credevano. All'epoca ci credevano. Professore, c'è un'ultima domanda. Se durante la pratica di anestesia totale il paziente si svegliava nel mezzo dell'intervento, qual era la pratica che si seguiva? Allora, in realtà queste sostanze non realizzavano mai un'anestesia totale. In realtà queste sostanze erano capaci di indurre una profonda analgesia, cioè riducevano molto il senso del dolore, fino a uno stordimento che si può paragonare a una forma di anestesia, ma tecnicamente non era un'anestesia. E con questo stratagemma riuscivano a fare dei piccoli interventi. Naturalmente, se il paziente tendeva a risvegliarsi, si poteva riapplicare questa spugna. Però, come vi ho detto prima, queste sostanze erano talmente pericolose che spesso il paziente moriva. Ecco perché alcuni chirurghi addirittura preferivano non utilizzare assolutamente nulla. E come si faceva? Si prendevano due persone muscolose che tenevano il paziente fermo sulla sedia e si faceva l'intervento chirurgico alla sveglia. Purtroppo era così. Era la cosa più sicura, da sveglio. Oppure si usava l'alcol, per esempio, no? Se avete presente i film western, no? Quando bisogna estrarre la pallottola lì nel Far West, si fa bere un po' di gin, si fa ubriacare, no? In modo che c'è uno stordimento, e poi con un ferro rovente che disinfetta anche si estrae la pallottola. E questi erano i rimedi che c'erano nel Medioevo. In realtà un vero anestetico era stato scoperto proprio da Paracelso nel 500, che era l'etere, che è veramente un anestetico, però come vedete poi nessuno l'ha mai potuto utilizzare, perché cosa ce ne facciamo di una vera e propria anestesia se poi non abbiamo gli antibiotici e poi non abbiamo i farmaci che ci assistono nella respirazione durante un intervento chirurgico? Quindi abbiamo dovuto aspettare l'Ottocento per poter utilizzare l'etere come anestetico. Ecco perché scoprire qualcosa non vuol dire poterla utilizzare, dipende dal periodo storico. A volte certe cose sono scoperte troppo in anticipo rispetto ai tempi. E questo lo sapeva anche Galeno, sapeva che studiare il corpo umano nel secondo secolo dopo Cristo, anche bene, non serviva a nulla, perché tanto non c'erano altri strumenti per poter far valere la medicina. Questa era la consapevolezza che avevano, la saggezza. Altre domande? Se non ci sono altre domande, me lo dite con sicurezza, così riprendo quest'ultima parte, quindi concludo con la figura di Realdo Colombo, che viene appunto dopo Vesalio, e poi concludiamo tutto, e se avete altre domande facciamo un altro piccolo... Sì, sono finite, prof, le domande. Allora, riprendo questa presentazione.
Corleardo Colombo, appunto, eccolo qui. Viene subito dopo, appunto, Vesalio. Qui vediamo anche la sua peregrinazione nella vita, e lui veniva da Padova come, appunto, Vesalio, fa poi un breve periodo a Pisa e poi viene chiamato a Roma, perché all'epoca anche la corte papale chiedeva molto la presenza di questi scienziati, di questi anatomisti. Quindi Cosimo I cercava di tenerli a Pisa, ma il Papa li voleva a Roma. Quindi anche questi poi finivano per andare a Roma, e anche Colombo finì a Roma. E qui vedete quanti anatomisti in quel periodo sono finiti a Roma alla corte dei vari papi, fra cui appunto Colombo. Vedete che c'era un'amicizia fra Vesalio e Colombo, tant'è vero che nel De Humani Corporis Fabrica vedete che Vesalio cita a lettere maiuscole Realdo Colombo, si chiamava anche Rinaldo Colombo, insomma è conosciuto anche con questo nome, e chiaramente c'era un'amicizia e una stima reciproca fra queste due figure. Qui vedete anche una pubblicazione che un centinaio di anni fa ha riscoperto, vedete, alcuni documenti come testimonianze appunto di Andrea Vesalio e Realdo Colombo nello studio universitario pisano, e quindi abbiamo questa seconda figura nell'elenco degli anatomisti della scuola anatomica pisana. Ecco di nuovo Cosimo I de' Medici, vedete in una lettera dell'inverno del 1547 Cosimo I scrisse al rettore dell'Università di Pisa di accordare a Colombo il permesso di andare a Roma, perché appunto il Papa lo chiamava. Poi vedete il 17 aprile del 48 Colombo supplicava Cosimo I di restare a Roma, perché ovviamente a Roma aveva molto più opportunità per lo studio e quindi per le sue ricerche. Quindi pochi anni a Pisa, e poi, nonostante le richieste di Cosimo I, Colombo si trasferisce a Roma e qui svolge una parte importantissima della sua vita. Ecco, quindi Colombo a Roma dal 1548, dove appunto copre la cattedra di anatomia alla Sapienza con il Papa Paolo III e diventa medico del cardinale Niccolò Ridolfi. Ecco, per rispondere anche alla domanda precedente, il ruolo della Chiesa nei confronti dell'anatomia della dissezione, vedete, Realdo Colombo ha avuto addirittura il permesso di sezionare il corpo di un cardinale, per vedere anche quali erano le cause della morte. Quindi, come vedete, la Chiesa non era contraria, purché naturalmente le cose venissero fatte con un accordo e con un permesso. Qui vedete anche Paolo III, appunto il Papa che accoglie a Roma Colombo, che riceve Ignazio di Loyola, che, come sapete, ha fondato la Compagnia di Gesù, la Congregazione della Compagnia di Gesù. Perché vi racconto questo? Perché poi addirittura Colombo viene autorizzato a dissezionare anche il corpo di Sant'Ignazio di Loyola. Insomma, non era semplice avere il permesso di sezionare corpi di persone così importanti per la Chiesa. E qui addirittura nel suo libro di anatomia Colombo riporta il risultato di questa autopsia e dice per esempio che ha trovato dei calcoli che probabilmente sono stati causa della morte di questo importante, questa importante figura della Chiesa. Ecco, a Roma Colombo pianifica la pubblicazione, quindi la scrittura e la pubblicazione di un libro di anatomia. L'aveva fatto Vesalio, lo vuole fare anche Colombo. Vesalio aveva pubblicato un libro con tante illustrazioni di un allievo di Tiziano, anche Colombo vuole un disegno illustrato da un artista importante. E che artista? Perché a Roma conosce il primo pittore del mondo, come questo carteggio ci dice. E chi è questo pittore importantissimo? Ce l'ha anticipato anche il dottor Bertozzi nella sua introduzione, è Michelangelo. Perché appunto Colombo conosce e stringe amicizia con Michelangelo. Ecco, Michelangelo è Realdo Colombo. È un'amicizia che non è solo un'amicizia legata appunto a un progetto di scrivere e illustrare un libro di anatomia, perché in realtà Colombo diventa anche il medico personale di Michelangelo, che soffriva anche lui di calcoli renali e viene curato appunto da Colombo. Ecco qui, vedete, Michelangelo faceva anche lui le dissezioni anatomiche, appunto per studiare il corpo umano, per studiare i muscoli che lui rappresentava nelle sue opere, nelle sue sculture e nelle pitture della Cappella Sistina. C'era l'arciconfraternica, come vedete, di San Giovanni Decollato, che si occupava proprio della gestione dei cadaveri proprio per la dissezione anatomica.
E lo stesso Colombo, nel suo periodo romano, più volte aveva appunto avuto occasione di conoscere questi confratelli per ottenere corpi da dissezionare, proprio come Michelangelo. Quindi avevano questo interesse comune. Tra l'altro, anche un biografo di Michelangelo ricorda questo rapporto e questa amicizia. Vedete, fra Realdo Colombo, che è amicissimo di Michelagnolo, come veniva chiamato con la lingua italiana di quel tempo. E come vi ho anticipato un attimo fa, Colombo era diventato anche medico di Michelangelo, avendo curato appunto l'artista del mal della pietra, cioè della calcolosi renale. E qui vediamo Vasari che anche lui ricorda appunto questo rapporto fra Michelangelo e Realdo Colombo. Però succede una cosa interessante, perché nel 1559, tra l'altro l'anno in cui Realdo Colombo muore, come vi ho fatto vedere all'inizio, viene pubblicato questo libro. Ma la cosa curiosa è che questo libro non ha neppure una illustrazione. Michelangelo, probabilmente per l'età avanzata, forse perché anche lui aveva in mente di scrivere un libro d'anatomia, in pratica non fa nessun disegno per questo libro. Questo libro viene pubblicato senza nessuna figura. Però c'è un frontespizio, vedete, molto interessante, che raffigura sempre in questa scena più moderna della dissezione anatomica, come quella di Vesalio, questo personaggio che potrebbe somigliare a Michelangelo. Vedete? Secondo appunto gli autoritratti del tempo, i ritratti del tempo, questa figura qui sulla destra potrebbe essere un, come dire, un riconoscimento a Michelangelo, perlomeno all'intenzione mancata di Michelangelo. E poi ci sono state altre edizioni, questo libro diventa famoso, viene pubblicato, tradotto, diventa famoso nelle università. Qui vediamo anche un'edizione del 62, e mi piace farvi vedere questa edizione invece del 72, perché è quella posseduta dalla nostra biblioteca di anatomia, libro che tra l'altro abbiamo restaurato una decina di anni fa. Questa era l'organizzazione del libro di Vesalio e questa è l'organizzazione del libro di Colombo. Come vedete, anche Colombo usa una ripartizione per argomenti piuttosto moderna. Quindi è cominciata l'anatomia moderna. La rivoluzione vesaliana, come vedete, continua anche con Colombo. Questo libro, vi dicevo, è diventato famoso. Pensate, questo è un quadro, un dipinto, che raffigura un medico, un anatomista inglese, John Bannister, mentre appunto fa una lezione di anatomia. Guardate che cosa c'è sul leggio, un libro aperto, e qui si legge anche che libro è il libro di Colombo, aperto sulla pagina dei Visceri. Quindi siamo sicuri che questo libro veniva utilizzato e immortalato in una pittura del 1600, quasi, siamo nel 1581. E qual è il merito scientifico fondamentale di Colombo? È quello di aver scoperto, o forse riscoperto, come vedremo fra un attimo, la piccola circolazione del sangue, cioè la circolazione che avviene fra il cuore e i polmoni. Della circolazione del sangue non si sapeva nulla in quel periodo, quindi la tradizione galenica riteneva che il fegato producesse continuamente il sangue, che poi arrivava nel cuore, si mescolava con l'aria, quindi pensate un po', e poi tutto questo si distribuiva negli organi periferici dove il sangue si consumava. Quindi, come vedete, non c'era una circolazione, ma c'era un punto di partenza e un punto di arrivo. Ecco, Colombo riesce a capire almeno una parte di questa circolazione, quella piccola, cioè fra il cuore e i polmoni. Corregge, vedete, alcuni errori del passato, per esempio riconosce che i ventricoli sono due e non tre, stabilisce che non ci sono dei poli sul setto intervertebrale, quindi fa molte correzioni. Però dobbiamo anche dire che in realtà non fu Colombo il primo a descrivere la piccola circolazione del sangue, ma fu un anatomista del periodo della medicina islamica, cioè Ibn al-Nafis, che, vedete, circa due secoli prima aveva già descritto, seppur con questi disegni molto approssimativi, la piccola circolazione del sangue. Ecco, questo è il testo, vedete il passaggio, ci fidiamo naturalmente di quello che c'è scritto, cioè che si riferisce appunto a questa descrizione, però pare che un italiano, Andrea Alpago, in quel periodo, avesse tradotto anche molti libri della tradizione
islamica e che quindi avesse tradotto in latino questi passaggi. È quindi probabile che Colombo, oltre alle ricerche, potesse aver attinto anche a queste traduzioni per formulare la sua piccola circolazione. Ma c'è anche un altro personaggio che si inserisce in questa storia. È un teologo, pensate un po', non è un anatomista, è Michele Serveto, che tra l'altro scrive un libro di teologia, la Christianismi Restitutio, in cui lui vuole, come dire, riformulare soprattutto alcuni aspetti che riguardano la Trinità, e per questo motivo la Chiesa riconosce questo come eresia. Ma attenzione, non la Chiesa cattolica, ma la Chiesa calvinista, che era molto rigida quanto quella cattolica. Infatti Michele Serveto, per questo libro, viene condannato al rogo e anche le sue opere vengono bruciate. Oggi rimangono solo 3 libri di questa figura. Quindi bruciano lui e bruciano anche il libro. Ecco, questo è il passaggio del De Trinitate, in cui praticamente in questo libro di teologia si parla della piccola circolazione del sangue. E siamo nel periodo in cui c'è anche Colombo, quindi probabilmente non sappiamo chi sia stato il primo in assoluto a descriverla. Sappiamo anche che nonostante questi roghi esistevano anche dei manoscritti che circolavano, per cui le idee circolavano comunque, anche se le chiese, quindi non solo quella cattolica ma anche quella calvinista, come dire, vietavano e bruciavano libri. C'è un altro personaggio interessante in quel periodo, che è Cesare Pino, che pure è stato qui a Pisa, che è stato il primo probabilmente a usare la parola circolazione con riferimento al sangue. C'è questo libro che non ha avuto una grossa diffusione, in cui usa la parola, vedete, circulationis, quindi l'idea di un liquido che circola all'interno del corpo. E tra l'altro, se andate nell'ospedale di Santa Chiara, dove c'è la clinica odontoiatrica, trovate questa targa che ricorda appunto la figura di Cesare Pino. Quindi non solo Vesalio, non solo Colombo, ma anche Cesare Pino. Vi faccio vedere anche questa immagine, perché c'era un'idea di circolazione anche nell'ambito teologico. Questa addirittura, torniamo nel Medioevo, è San Tommaso d'Aquino che parla del de motu cordis, cioè della circolazione del cuore, ma non intesa dal punto di vista anatomico, dal punto di vista delle passioni e dal punto di vista religioso. E parla di circolazione ancora una volta perché il cielo si deve corrispondere al corpo. Quindi se i corpi celesti hanno un'orbita circolare, beh, anche il corpo umano, che è una miniaturizzazione dei cieli, deve avere una circolazione, tra virgolette, dentro di sé. Anche se lui non fa una dimostrazione anatomica, ma fa una speculazione teologica. Però bisogna aspettare, vedete, il 600, perché William Harvey scopra anche la grande circolazione del sangue. A questo punto tutta la circolazione del sangue è chiara. Colombo ha scoperto la piccola e Harvey la grande circolazione. Questo è il suo libro, vedete il frontespizio. Qui vi potete divertire anche voi a fare queste prove. Se voi schiacciate, vedete, con le dita alcuni punti delle vostre vene, alternando appunto questi punti schiacciati, potete capire da che parte va il sangue, capire la circolazione del sangue. Anche Valverde, elogia l'attività svolta da Reardo Colombo, vedete nel suo libro, lo ricorda proprio come scopritore della piccola circolazione del sangue. Ecco, in questo passaggio chiama Reardo, ecco, questo amico. William Harvey lo ricorda in queste prelezioni, ma non nel suo libro principale. Ma, e mi avvio alla conclusione, Reardo Colombo è famoso anche per aver scoperto altre cose interessanti, per esempio il clitoride, che naturalmente tutti conoscevano, ma lo scopre e lo interpreta soprattutto come il punto del piacere del sesso femminile. E vedete la definizione che ne dà, vedete, amor veneris vel ducedo appelletur, quindi il clitoride definito appunto in questo modo. E poi nella parte finale del suo libro studia anche alcuni corpi di ermafroditi, quindi cose molto particolari all'epoca. Anche Falloppio rivendica la prima descrizione del clitoride, dice che io per primo l'ho visto, ma in realtà sembra che l'abbia descritto per la prima volta Colombo.
Ma come vedete, il Pitolio è poi illustrato anche in tante altre opere, seppur non interpretato. Vedete, questo è un Atlante di Charles Tien che vi ho fatto vedere anche all'inizio. Vedete i genitali femminili che venivano illustrati dal punto di vista anatomico, però l'interpretazione fisiologica come organo del piacere femminile la fa Colombo. Tant'è vero che, se non so se avete letto questo romanzo, che si intitola L'anatomista, ecco, questo romanziere si ispira alla storia di appunto Colombo per raccontare proprio la scoperta di questo organo del piacere femminile. E quindi rivisita naturalmente in senso romanzato questa storia, ispirandosi a questo anatomista che va in giro per i bordelli per cercare queste prostitute e capire un attimino questo organo, come funzionava realmente. Tra l'altro, Colombo è anche il primo a utilizzare la parola placenta, questo organo importante di interfaccia fra l'utero materno e il feto. Placenta vuol dire praticamente ciambella, una specie di pizza, perché appunto la placenta ha proprio questa forma. Quindi usa questa parola latina proprio per indicare questo organo, placenta. Inoltre è anche il primo a capire che il rene destro è più basso rispetto al rene sinistro a causa della presenza del fegato. E qui vediamo un'altra iconografia e concludo appunto con questa immagine finale che mette un pochino a comune i meriti di queste due figure, cioè Vesalio e Colombo, e come vedete possiamo riassumere tutto questo dicendo che entrambi hanno avuto molto carattere, coraggio e determinazione, soprattutto nello sfidare l'autorità ufficiale, in particolare quella galenica. Quindi criticano e demoliscono le conoscenze precedenti per poi costruire una nuova medicina, in particolare Colombo, per esempio, con la nuova circolazione, con la piccola circolazione del sangue. L'importanza tutti e due di ribadire il ruolo dello studio del corpo umano, non solo attraverso i testi, ma soprattutto con l'esperienza, cioè la dissezione del corpo, il carattere divulgativo della ricerca, perché queste figure pubblicano dei libri, che vengono letti, quindi hanno intenzione proprio di far conoscere quello che hanno scoperto. C'è la cura e l'attenzione nella pubblicazione delle proprie opere, avete visto la cura soprattutto nella scelta dell'immagine, nella ricerca di artisti che illustravano questi libri, ma anche la conoscenza e la consapevolezza dei limiti delle proprie indagini, che è l'aspetto più importante di uno scienziato, cioè capire anche fin dove si può capire in quel momento. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con queste due frasi di un poeta persiano che naturalmente ci invitano saggiamente e filosoficamente a riflettere sulla ricerca della verità, in tutti i campi, compresa l'anatomia. Grazie, ringrazio ancora voi tutti, naturalmente se c'è un altro blocco di domande sono qui per rispondervi. Sì, prof, c'era una domanda. Luca Bartolini chiedeva, le tavole e le varie pubblicazioni erano accessibili all'intera popolazione dell'epoca oppure soltanto a coloro che si occupavano della disciplina anatomia? Allora, all'epoca ovviamente l'analfabetismo era altissimo, solo pochissime persone potevano permettersi di studiare e quindi di scrivere, saper leggere e saper scrivere, come si dice. Quindi naturalmente quando si dice il libro aveva molta diffusione, ecco, non nel senso moderno, era diffuso fra coloro che potevano leggere e soprattutto anche economicamente acquistare questi libri. Quindi parliamo sempre di un gruppo molto limitato di persone. Tenete presente che fino agli inizi del Novecento c'erano ancora molte persone analfabete in Italia, parliamo del Novecento, quindi figuriamoci nel periodo rinascimentale. Quindi quando parliamo della diffusione delle idee è sempre presso un'elite che si occupava di questi argomenti, quindi che aveva studiato, soprattutto la Chiesa. Non mi sembra ci fossero altre domande, prof. Però a completamento di questa osservazione che vi ho fatto adesso, per esempio il teatro anatomico di cui vi ho parlato prima era aperto a tutti, cioè non andavano solo gli studenti, cioè la popolazione poteva partecipare liberamente, quindi andava anche una persona che non sapeva nulla di tutto questo, perché era anche uno spettacolo pubblico l'anatomia a quel tempo. Oggi nessuno, è come se oggi a un'autopsia potessero partecipare tutte le persone, cioè chiunque potesse andare a vedere un'autopsia. All'epoca era possibile. Era uno spettacolo pubblico e si pagava un biglietto e a volte scoppiavano delle zuffe per occupare il posto migliore per poter vedere il cadavere dissezionato. Beh, non c'era Facebook, non c'era la televisione, non c'era la radio, uno andava a vedere la dissezione del corpo umano, andava al teatro anatomico.
A questo punto ringrazio il professor Natale. Chiedo al professor Natale se ha pensato ad una possibile traccia di approfondimento da concepire sempre come alternativa rispetto al report. Sì, naturalmente, come visto anche per le precedenti per i precedenti seminari, vi posso suggerire di implementare questo studio, per esempio, con l'attenzione oggi che possiamo avere con lo studio del corpo umano con le moderne tecniche di indagine. Oggi possiamo studiare il corpo umano quando questo non è ancora un cadavere, ma è ancora vivo. Tutti ci siamo fatti una radiografia, un'ecografia, magari anche un attacco, una risonanza, e queste tecniche oggi permettono di studiare il corpo umano senza sezionarlo. Quindi possiamo sapere come siamo fatti dentro, dal punto di vista normale e patologico, tramite queste tecnologie molto avanzate. E soprattutto possiamo vedere anche oggi come la legge disciplina questo tipo di approccio, quindi per esempio il consenso informato che si deve dare per esempio alla cessione del cadavere per la scienza, cioè alla donazione del cadavere, oppure alla donazione degli organi per i trapianti, il cosiddetto testamento biologico, la trasfusione del sangue. Quindi sono tutte queste problematiche che hanno oggi anche un risvolto di tipo legale, giurisprudenziale, quindi le regole e le leggi che appunto regolamentano questi aspetti importantissimi. Grazie, e grazie veramente sia a te Gianfranco che al dottor Stefano Bertozzi per questa introduzione e trattazione che è stata veramente molto interessante, che in effetti lo vedete dalle domande che ci sono state. Ringrazio i tre studenti che hanno svolto la funzione di moderatori: Sara Montana, della quarta I del Liceo Scientifico a Potenziamento Internazionale Antonio Pesenti, Damiano Barzotti e Tommaso Ficini, della quarta C del Liceo Ulisse Dini, Scientifico Ulisse Dini di Pisa. E quindi ringrazio ancora il professor Natale e il dottor Stefano Bertozzi. Ricordo l'appuntamento di domani, che è con il Museo degli Strumenti per il Calcolo. Il relatore sarà il professor Federico Poloni. E saluto tutti e ringrazio per la partecipazione. A domani. Grazie a voi, e naturalmente quando sarà possibile vi aspetto in presenza al museo. Speriamo il più presto possibile. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Professore, vi prego. Scusi, è arrivata proprio adesso un'ultima domanda. Di Davide Fabbri. Ci sono immagini o testimonianze scritte riguardo alla mole di persone che andavano a vedere le dissezioni? Sì, ci sono delle immagini, naturalmente ora non ho fatto vedere questo, però ci sono delle iconografie, a volte anche allegoriche, che fanno vedere proprio come queste persone si affollavano durante le dissezioni. Allora a questo punto vi aggiungo anche che la dissezione anatomica era legata anche al periodo del carnevale, perché durante il periodo del carnevale si effettuavano le condanne a morte. Quindi questa festività era legata proprio alla esecuzione capitale appunto dei condannati, quindi alla dissezione anatomica e quindi alla possibilità di assistere a queste dissezioni. E ripeto, a Pisa nel 500 c'era proprio una processione, perché dove c'è il Palazzo del Comune adesso, all'epoca c'erano le prigioni dove c'erano i condannati a morte. Lì venivano appunto, il condannato veniva appunto ucciso, poi un corteo appunto di confraternita accompagnava questo cadavere lungo i lungarni fino al teatro anatomico, cioè fino alla Sapienza, dove c'è il Picket Flower, e lì avveniva la dissezione del cadavere. Questo ovviamente nei secoli passati. È cambiata Pisa, è vero? Sì, eh sì. Oggi si vede altro, si vede, ovviamente c'è la luminaria, c'è il corteo storico, ecco, di Sanranieri, ma una volta c'erano cortei di questo tipo. Grazie. Non credo che ci siano altre domande, quindi grazie per... Credo sia stato anche nei tempi, perché più o meno siamo sull'ora e mezza che avevamo concordato, quindi anche come tempi, ecco, sono le 16:31, quindi precisi siamo sull'ora e mezza, quindi perfetto. Siamo stati perfetti come contenuto e come
risposte anche ai vostri quesiti. Grazie. Allora, chissà, magari qualcuno di voi lo ritroverò come studente di medicina, chi lo sa, fra qualche anno, chi lo sa. Allora vi dico arrivederci a questo punto. Grazie allora e buona serata a tutti.